Carissimi, in questa 28esima domenica del tempo ordinario ascolteremo il Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti 17-30. È il famoso brano del Vangelo del giovane ricco, di questo tale che gli corse incontro e che domanda a Gesù: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Lui parte da un presupposto: che cosa devo fare? Quasi come se seguire Gesù equivalesse soltanto al dover fare delle cose, ad un comportarsi bene per ottenere premi. Ecco, Gesù infatti a un certo punto dice: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, ed elenca i comandamenti, soprattutto quelli riguardanti il prossimo. E il giovane ricco invece risponde: tutte queste cose le ho osservate. Mentre Gesù dice: tu conosci i comandamenti, il giovane ricco risponde: io queste cose le ho osservate. Proprio perché questa persona semplicemente è un seguace di leggi, di norme, ma il suo cuore è lontano da Dio, è lontano dall'amore. È un esecutore di ordini, non è un figlio libero e redento ancora. Ecco perché Gesù poi fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Gesù prova un particolare amore nei suoi riguardi, nei riguardi di questo giovane che vuole seguire il Signore, però sa che ciò è difficile perché richiede un impegno forte, un impegno decisivo da parte della persona. E Gesù dice: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Gesù chiede la libertà del cuore, la libertà dalle cose materiali, la libertà dalle cose del mondo. Solo così, se ti liberi dalle cose a cui sei legato, dalle tue ricchezze, puoi veramente seguirmi. Seguire Gesù allora è per uomini e donne liberi, che sono capaci di amare con il cuore, che prima amano, e proprio perché amano, di conseguenza, vivono il Vangelo, vivono anche le norme del Vangelo. E allora il giovane ricco se ne andò triste perché aveva molte ricchezze. E i discepoli restano sconcertati da queste parole e Gesù finisce con questa frase: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Perché un ricco legato alle sue ricchezze non può entrare per la porta stretta del regno, perché vuole portare con sé le sue ricchezze, vuole portare con sé le cose che possiede, tanto legato è a queste cose. E allora invece, se vuoi veramente farti discepolo di Gesù, liberati da tutto quello che intralcia il cammino verso di Lui, liberati dalle cose che ti tengono soffocato, perché solo il Vangelo ti libera e ti dona una libertà liberata.